si chiamava questo programma c'è musica e musica c'è una vibrazione Simone non so da, da cosa deriva ma sembra che vibri qualcosa là probabilmente c'è qualche cosa e, mh, questo programma di, di Luciano Berio era molto interessante e, e Berio metteva a confronto la, le varie musiche non soltanto la musica classica ma musica classica di tutte le epoche e poi il jazz, la musica leggera la musica etnica, si chiamava cioè musica e musica perché in qualche maniera lui voleva raccontare e ve lo cons consiglio perché mh, è un programma che si trova in DVD, mi sembra pubblicato da Feltrinelli, sono tutti i programmi che lui ha realizzato, in cui lui racconta le connessioni eh, tra la musica e i musicisti e, e tra i generi musicali. Allora io ho voluto chiamare questo, mh, eh, questo spaccato sulla musica del Novecento italiano la musica corale. C'è cioè musica e musica corale. Questo perché nel, nell'ultimo periodo, eh, grazie anche al lavoro di ricerca che ha fatto uno allievo della classe di Trento del Conservatorio, che è Federico Viola, ha, ha trovato uno scritto di Luigi Dalla Piccola, in cui Dalla Piccola ehm, scrive che quando ha iniziato a scrivere musica corale, il suo, un suo diciamo, più il, illustre al momento, all'epoca, perché era più grande di lui, è dalla generazione de, dell'80, eh, al giovane dalla piccola che iniziava a scrivere per coro scrive, co e eh, questo era eh, Alfredo Casella, gli scrive ma cosa scrivi per coro che i cori non sono in grado di eseguire la nostra musica? E eh, eh, infatti della generazione dell'80, oggi parleremo di Lebrando Pizzetti, sono pochi compositori che hanno scritto musica corale. Eh, questo perché nel Novecento, almeno in Italia, non c'era una grande tradizione corale. E quindi la musica eh, corale era relegata a, a un piccolo spazio perché i cori non erano ancora eh, in grado, si dice, di eseguire, probabilmente perché abituati o alla musica liturgica o alla musica operistica, eh, che era, aveva un livello tecnico diciamo, meno arduo di quella che era la musica sinfonica o eh, la musica cameristica eh, di, di quest'epoca. Quindi cosa accade? Una fetta diciamo, del repertorio italiano, del grande repertorio italiano, non si avvicina alla musica corale e, e lo fa a volte anche con una certa diffidenza rispetto proprio allo strumento. La risposta di Dalla Piccola ad Alfredo Casella è eh, devo scrivere, dobbiamo scrivere musica corale eh, bella. Per stimolare i cori a cantare la nostra musica, per portare i cori al livello che vogliamo. E continuerà tutta la vita a scrivere musica corale, eh, complessa ma eseguibile. Eh, e quindi da qui nasce il titolo di questa serie di, di piccoli interventi sulla musica corale del Novecento italiano. E quindi c'è musica e musica corale perché per alcuni decenni la musica corale è stata sentita come una musica non di serie B ma di un altro ambito perché non, la musica corale non poteva essere eseguita in maniera eh, eccellente dai gruppi italiani poi per fortuna i gruppi sono migliorati i compositori hanno trovato delle strade adeguate a scrivere eh, cioè di, 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 di stile eh, che fossero eh, mantenessero quella qualità musicale che volevano, ma che al tempo stesso fossero eh, eseguibili più facilmente eseguibili per i cori. Allora parto prima di, di raccontarvi un po' eh, su alcuni compositori, ogni giorno ne affronteremo uno eh, facendo un, un elenco dei compositori del quello che chiamato Novecento Storico, fino ad arrivare a compositori che non sono del vero e proprio Novecento storico perché sono della seconda parte del Novecento, da Pizzetti, Aghedini, Petrasti, Bettinelli, Alfredo Casella, eh, Mario Casinovo Tedesco, Errando Volferrari Gianmar eh, Francesco Malipiero, Luigi Dalla Picco, Bruno Maderna e poi sempre più verso i contemporanei tutti questi che ho segnato sono eh, scomparsi e quindi non parliamo di musica contemporanea in questi giorni. E, mh, il sottotitolo è Il Novecento storico tra neomaterialismo e sperimentazione. Neomaterialismo perché una buona parte di questi compositori, poi oggi vedremo Pizzetti e perché, eh, fa una riscoperta, cerca di riscoprire alcune caratteristiche del Rinascimento, tra cui il rapporto con la parola, l'utilizzo di procedimenti imitativi, e vi faccio sentire subito uno dei primi de della generazione degli Ottanta, Gianfrancesco Medipiero, in questo pezzo eh, su testo di Catullo. Ehm, inizia così. sono le altre voci che entrano, prima voce sono i tenori che espongono una specie di tema e poi questa idea tematica viene comunque ripresa alla battuta 5 dalle altre voci, quindi quindi capite come ehm, qui siamo ehm, nella prima parte del Novecento, i compositori che avevano anche studiato la musica rinascimentale Gianfrancesco Malipiero è uno dei compositori che trascriverà moltissima musica eh, di, di Monteverdi, di Vivaldi, ehm, fanno riferimento ad alcuni procedimenti che erano ormai passati di moda, come il procedimento imitativo, riprendendo dal Rinascimento, i madrigalismi che vedremo poi in Pizzetti, testi scelti dalla produzione del rinascimentale spesso, non sempre ma spesso, e la ricerca di una vocalità vicina al suono antico. Questo è un po' una forzatura che dico io, perché secondo me non tutti i compositori erano consapevoli che riscrivendo, pensando al Rinascimento, avrebbero portato a una sonorità diversa. Chi di voi era al concerto di ieri sera l'ha sicuramente compreso attraverso la musica di Debussy, ehm, in cui è evidente che lui proprio va alla ricerca anche di una vocalità diversa. Ma lui era proprio nella sua poetica, anche nel Pelleame Lisandre, nell'opera che lui scrive, eh, cerca proprio una vocalità nuova. È una vocalità molto diversa da quella che andava di moda e che tutt'oggi in alcuni conservatori, eh, conservatori va, va di moda perché è la, la vocalità che serve per cantare eh, le opere di, di Verdi, di Puccini, di Wagner, ehm, è quindi una vocalità piena, ampia, che alcuni compositori non riconoscevano più come la vocalità per eh, fare la, la, la loro musica e quindi vanno alla ricerca di qualcos'altro, alcuni consapevolmente, altri inconsapevolmente. Se vedrete quando parleremo di Bettinelli l'utilizzo proprio della, delle armonie eh, del romanticismo con ad esempio la sesta eccedente, questa sera al concerto di Rossini sentirete tantissime armonie di fine Ottocento con spesso allargamenti dovuti alle seste eccedenti oppure all'inarmonia. Ecco, i a volte i compositori rimangono collegati a questo elemento armonico, però poi eh, cominciano a riutilizzare anche mh, cose mh, che non erano mai state utilizzate e che erano delle reminiscenze anche queste antiche ma nell'antichità non erano comunque possibili, cioè i passaggi accordati paralleli come chi ha ascoltato o conosce eh, l'agnostei di Pizzetti. Qui sono due accordi che si spostano parallelamente, cosa che era eh, impossibile da fare come, come scrittura nel, nell'epoca eh, precedente, era anzi vietatissimo, e poi invece i compositori del primo Novecento cominciano a scoprire di poter andare... Oltre che nelle dissonanze, anche nelle, nelle piene consonanze parallele. Quindi una, una visione che, che non andava per forza soltanto verso la ricerca della dissonanza assoluta, ma anzi verso un parallelismo eh, abbastanza, ehm, abbastanza forte: abbastanza forte come messaggio e come anche eh, suono perché gli accordi paralleli che si muovono portano a, a una sonorità totalmente eh, nuova che non era stata ascoltata, perché, come ripeto. La scuola eh, compositiva vietava questi passaggi, erano passaggi che erano stati utilizzati nel 300 eh, a livello di amplificazione polifonica. E, mh, altri elementi poli politonali li vedremo in altri compositori, e poi microton microtonalità e atonalità eh, sono degli elementi utilizzati con ehm, un parsimonia dai compositori, li ascolterete, li vedremo sulla musica. Di Giacinto Scelzi oppure di Luigi Nono che vedremo negli ultimi giorni di questa settimana. Eh, L'altro aspetto è il rapporto con il suono, ricerca timbrica, l'utilizzo del suono parlato e sussurrato, che oggi è una cosa normale, ma per i primi Novecento era una novità importantissima. I registi vocali particolari, eh, non affronteremo ad esempio il tema eh, dei due brani di eh, Pietro Clausetti, ma chi conosce i brani di Pietro Clausetti. L'ombra dei boschi d'Aser e Saltavan Ninfe, sa come lui costruisce questi accordi in maniera particolare, mescolando il suono dei soprani con quello dei contralti, portando spesso i contralti sopra i soprani, portando spesso i mezzi soprani in acuto o ai bassi a fare l'eco dei tenori nella stessa ottava. Ehm, I fonemi, lo smembramento del testo, lo vedremo in particolare con Luciano Berio, con Chrysostom London, e la costruzione accordale originale, quello di cui parlavo adesso eh, con ehm, le musiche di, di Clausetti. Um, il tutto, ho messo una foto, è eh, un omaggio a Ennio Morricone perché è scomparso in questo periodo un grande compositore che tutti noi conosciamo per la musica che ha scritto per le, le colonne sonore, anche grandiosa, importante musica corale come nel film Mission. Um, però dovete sapere che Morricone è stato un grande amante del coro, ha scritto alcuni brani corali eh, di quelli che lui chiamava musica eh, seria o comunque musica diciamo, classica. ...brani abbastanza complessi ehm, e quindi l'ultimo giorno affronteremo anche Morricone e la produzione di altri compositori eh, come Ciro Menotti o Nino Rota che sono conosciuti per altri generi musicali e come Rota è conosciutissimo per la musica eh, da film, per dei, le, le, le collaborazioni con Fellini, ma è anche un grande compositore e un grande compositore anche di musica corale. Quindi un omaggio a, a Ennio Morricone che amava insegnare. Qui lo vedete ritratto in una foto ai corsi che ha tenuto all'Accademia Chicinale di Siena. Allora, oggi parliamo di Pizzetti. Abbiamo un po' poco tempo perché questi incontri devono durare mezz'ora. Il De Brando Pizzetti è della generazione dell'80, vedete, 1880. Con lui il già citato Gianfrancesco Medipiero, ma anche Ottorino Respighi e anche ehm, eh, Alfredo Casella, di cui ho parlato. Allora. Qui ho messo due brani di Ildebrando Pizzetti, eh, messa da Requiem per Cora Cappella, di cui ho fatto una citazione della Newsday, le tre composizioni corali, ma ha scritto anche altri brani, Il Giardino Afrodite e altri brani dedicati al, al coro. Perché Pizzetti eh, riscopre e scopre il coro? Lui studia eh, nella, nei primi anni Conservatorio a Parma ehm, con Tagliavini, compositore, che lo lo informa e lo, lo forma attraverso la musica di Palestrina e il canto gregoriano. E, e quindi lui ha una formazione mh, classica, una formazione anche di studi classici. E si avvicina alla musica antica, rimane legato alla musica antica e poi ha un incontro importantissimo, di cui ehm, abbiamo un esito straordinario con Cade la Sera, con ehm, Gabriele D'Annunzio. Questo incontro con Gabriele D'Annunzio che lo porterà a scrivere delle opere, con Gabriele D'Annunzio a fare altre collaborazioni, che lo porterà ad amare il teatro fino ad arrivare a scrivere le musiche per, um, per il teatro di Siracusa e le musiche di scena per le, le tragedie che ventevano in scena a, a Siracusa. Ehm, lui diciamo, crea un'amicizia, si crea un'amicizia tra i due, è un'amicizia in cui chiaramente D'Annunzio vi potete immaginare. A livello espressivo, a livello eh, di poetica, quanto potesse essere forte, una persona che si imponeva, e gli dà delle informazioni su cosa, su come si potrebbe sviluppare il percorso anche dei musicisti. E infatti, ehm, Pizzetti viene, viene stimolato da, da questo incontro a cercare una riscoperta, una riscoperta del Rinascimento, una riscoperta dell'umanesimo, una riscoperta del rapporto con la parola e della valorizzazione sia nella musica da camera che nella musica corale, del, um, diciamo de, di una scrittura che riscoprisse il, il Rinascimento. In qualche maniera eh, D'Annunzio non è uno che riscopre soltanto l'antichità, però eh, è, un, eh, è portatore di tutto quel eh, movimento culturale che faceva, voleva far riscoprire il valore dell'Italia, un'Italia che non era soltanto il mondo il mondo dell'Ottocento, il mondo ehm, dei valori ottocenteschi, ma era un'Italia che invece aveva nel Rinascimento, nell'umanesimo un fulcro importantissimo. Ecco, questa amicizia porta Pizzetti a ehm, scrivere molta musica, molte opere con questi riferimenti, ma in, particol in particolare a noi ci, interessa, ehm, ci interessano queste tre composizioni corali di cui uno Two. Torno un attimo indietro così vi faccio vedere un po' di partitura e vi dico due o tre cose su, su questo brano. Allora, Cade la sera, quindi è un testo di eh, D'Annunzio del 1942, ehm, è un testo che D'Annunzio scrive eh, qui in provincia di Arezzo, alla Verna, e parla del tramonto... Eh, che dalla Verda si vede guardando verso Firenze, eh, tramonta il sole dietro una, una montagna che si chiama Pratomagno, di cui proprio D'Annunzio eh, cita eh, con, la, con la, la visione discendente che fa cromatica Pizzetti: dice, eh, si fa più dolce il lungo dorso del Pratomagno, cioè lui da questa montagna, dalla Verna che è dove c'è il convento. Eh, di San Francesco lui vede dall'alto da l'addolcirsi del, 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 del crinale de, del monte con l'arrivo della notte come fosse una coperta e Pizzetti fa una cosa molto interessante che vi faccio notare qua fa proprio questa discesa e la fa cromatica con tutte le voci. Vedete come descrive questa discesa delle, delle voci, come se fosse l'addolcirsi di, di questo crinale del, del monte, ma interessante anche l'inizio, l'idea dell'arrivo dell della sera, della caduta del, del, della notte, con uh, questo accordo che parte con il sol, ci fa capire che siamo in sol, però. Quando poi dopo, arrivano i bassi, prima i, ba, i baritoni, pensi di essere a questo punto in Mi con una settima, e poi ci mette il La sotto. È un attacco che probabilmente per un compositore che viveva nella stessa epoca in cui c'era Webern, o, o Schoenberg, o Stravinsky, non è niente di, di innovativo. Però per il mondo corale, eh, è interessante la ricerca che lui fa in ambito diatonico di utilizzare ancora dei mezzi che sono tonali ma per eh, creare eh, una sensazione nuova e questo eh, aiuterà molto lui, le ricerche anche di altri compositori che lavoreranno sull'ambito del diatonismo, cioè la sua musica non cromatica, perché ehm, offriranno de, un, delle strade diverse a, eh, ad altri compositori. Oggi, eh, molta musica contemporanea viene scritta con queste tecniche, eh, oggi forse sono veramente antiquate, ma per l'epoca sua eh, ci voleva tanto coraggio, in un'epoca in cui si parlava di musica che non doveva essere atonale, che non doveva avere nessun riferimento con gli accordi, con la tonalità, con le melodie, scrivere una, un attacco di questo tipo che parla proprio di armonia, perché... In quest'epoca si parlava della ricerca di, di, di brani che non avessero una melodia riconoscibile, invece qua sono tutte abbastanza riconoscibili. Vedrete poi nel percorso delle giornate come si perderà questo elemento perché anche la musica corale si avvicinerà all'estetica del Novecento, del soprattutto della seconda parte del Novecento. Ehm, vi faccio notare un altro aspetto, questa è la seconda parte, ehm, rimane eh, questa, questa strategia. Che, che lui fa e fa questo riferimento alla parola pace, vedete qua in fondo, è una evidente ripresa della parola cade iniziale e la parola pace poi ritornerà anche in fondo e quindi ci sono anche dei riferimenti di ambito tematico anche se non è un tema ma è diciamo, una figura musicale che, che lui ehm, richiama. Avete già visto poi dopo questo passaggio cromatico con cui lui eh, richiama la, la discesa del, del Prato Magno, quindi quello di cui parlavamo prima, cioè i madrigalismi, la, la, il tentativo attraverso la polifonia e la costruzione armonica e anche delle figure musicali di avvicinarsi a quello che potrebbe essere stato il senso della parola e il senso del testo. Questa è una, non è una vera e propria novità, anche questa perché esisteva nel Rinascimento, però per molta parte. Del, dell'Ottocento e del Settecento si era un po' perso questo elemento. La, la musica ha sempre cercato di descrivere il senso della parola e anche la sua, la sua, ehm, il suo significato, ma anche il suo suono, o no, a volte un omatopeico, però tendenzialmente si era un po' perso perché la, la direzione della musica doveva portare ad, altre, ad altri indirizzi. Ecco, la cosa interessante è che questi compositori in quest'epoca ricominciano a riscoprire degli elementi che richiamano proprio il madrigalismo richiamano il fatto che eh, ci sono delle imitazioni, come vedete qua, tra il baritono e il soprano. C'è un utilizzo dell'armonia abbastanza morbido che comunque mantiene gli elementi di cromatismo, ma eh, non ehm, alla, sulla ricerca di una dissonanza, perché se ve le suono queste parti. Sentirete che so hanno tutti una funzione ancora armonica ehm, importante e riconoscibile. Scusate. che una questa è una scala cromatica, armonizzarla non lo poteva fare nota su nota, ma la cosa che lui ha cercato di fare è dare un senso tonale. Questa è una dominante, anche se gli manca il do diesis, è una nona che va su re. La do mi sol si, non mette il do diesis perché Diciamo che volevano evitare i compositori di quest'epoca di mettere delle vere e proprie dominanti, ma il senso è quello di dominante. La, Sol, Si, e infatti va su Re. Subito dopo la su Re. E' questo. Da questo Re inizia una cosa nuova. Quando io prima parlavo di politonalità, qui abbiamo il Re del tenore che sembra cantare in un modo di Re, ma sopra lui ci mette eh, un vocalizzo in Mi maggiore dei, delle voci femminili e poi risponderanno, ora qui non ve l'ho messo, ma la risposta del coro maschile invece sarà in Mi bemolle, quindi avremo un intreccio tra questo, le donne, Mi maggiore, e gli uomini sotto, quindi c'è questa giusta posizione tra Mi maggiore e Mi bemolle maggiore. Anche in questo caso, nella volontà proprio di creare dei colori, qui ricorda un po' eh, alcuni passaggi di Debussy. Ultima cosa che voglio farvi notare è, scusatemi, è proprio lo stormire, alla fine D'Annunzio descrive il fatto che con questo buio, l'arrivo della sera, porta gli uccelli a, a cantare, a, a fare dei richiami, e lui mette questo stormire, e questo è proprio un badegalismo, vedete come c'è l'ascesa, come se fossero degli uccellini che cantano, e anche questi mordenti scritti dei baritoni e dei tenori, sembrano proprio dei richiami degli uccelli. E quindi il primo compositore che abbiamo affrontato oggi è il De Brando Pizzetti, la rinascita della musica corale, la nascita della musica corale moderna in Italia, perché prima di lui c'è stato veramente il vuoto, a parte alcuni eh, brani straordinari di, ehm, di Verdi, come l'Ave Maria, in, su scala enigmatica o alcune cose che ha scritto rossini che ascolterete questa sera però la produzione ottocentesca e settecentesca italiana è veramente scarsa a livello corale e soprattutto è scarsissima a livello di coro a cappella e invece pizzetti scrive questo requiem scrive le tre composizioni corali e altre composizioni e domani passeremo invece a eh, ghedini altro compositore italiano che è legato anche lui al rinascimento perché l'inizio del percorso della riscoperta della musica corale italiana parte proprio dalla riscoperta del Rinascimento. Quindi a domani e buona lezione con il Messor Schweitzer. Ciao. <applause> Grazie.